aveva barbo mentre lavorava noi. Ma dietro di quei vecchi covi, i covi delle prigioni, Johnny, 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 Johnny non parlava mai nemmeno con i neri come noi. Mamma, sai che sfortuna darci un fratello come lui, lui che leggeva sempre quei libri difficili come mai, e rimaneva su nella sua cella a sentire il pianto delle cicale. Ora Johnny, ora sei solo Johnny magro con gli occhiali tondi. Johnny lavorava in quella cava dove sono morti molti, quella vecchia cava di pietra, da 20 anni come un vecchio male. Johnny forse aveva ucciso, forse aveva rubato un pezzo di pane, ma lui non scendeva mai nella cella giù nel cortile, rimaneva su nella sua cella a sentire il canto del fucile. Ora Johnny non ha più amici, forse nemmeno noi. Johnny ormai 50 anni ed è qui dentro il più vecchio tra di noi, che non abbiamo sogni, nulla su cui pensare. Johnny non aveva nulla in mente, solo il vecchio calmo canto delle cicale. Johnny, 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 dai un altro colpo, dai un martello quel sole rosso. Johnny, presto, prima che le guardie ti tirino addosso. 100 colpi quella pietra bianca, 100 colpi tutte le sere, ma raccontaci la tua storia che noi abbiamo le mani nere. Raccontaci degli anni bui, delle genti di quelle terre unite, solo sotto una bandiera fatta di stelle. Raccontaci di quelle terre, noi che siamo due fratelli, di quell'America che non abbiamo visto mai, anche se abbiamo la stessa pelle, stessi occhi con cui guardare.